non so che fare. Tesoruccio! Ah, cosa? Non sai che fare? Beh, lo sai cosa fa la tua sorellona quando non sa che fare? Prende questo, va in bagno. Ma sorellona! La verdura non la digerisco, tu lo sai bene! Ma infatti, tesoruccio bello della tua sorellona non è da digerire. Va in bagno e... Secondo te che cosa potrei fare, dai? Mi annoio. Beh, vai fuori con i tuoi amici, no? È questo il fatto, sono tutti partiti, non ne è rimasto neanche uno. Ok, regà, acqua in bocca che c'è sta Riccardo in giro. Famo piano. Zitti, stai zitto, zitto, fate piano, ragazzi. Ma non è meglio zitto, stai zitto, zitto. Non fa rumore. Oddio, oddio, ma non ti preoccupare, già, sembra libero. Stai zitto, non ti preoccupare, stai zitto. Non c'è sta, oh zitti, Oddio ragazzi, oh, scappate, eccolo! Oh, zitto! Scappa! Ragazzi, scappa! E io no! Beh, allora va a disegnare. Disegnare? Sì! Andrò a fare un nuovo tutorial, così lo vado a mettere su YouTube. Grazie, sorellona. Beh, Cetriolo, a noi due. Ragazzi, erano iniziate le vacanze, adesso stanno per finire. Ma sinceramente io non so proprio come ce l'avrei fatta se non avessi avuto l'opportunità di passare il mio tempo disegnando. Infatti, sapete, me lo chiedo spesso. Come fanno tutte quelle persone che non disegnano? Come lo passano il tempo durante le loro vacanze? C'è chi suona? Chi gioca? Vai, Samina, vai, vai, spara, dai, su, ce la puoi fare, oddio, ne arriva un altro, sì, ok, oddio, quello dietro, Povo. No, chi guarda la TV? Avanti, muovi la luce. Chi sta al telefono? Ma lo sai che c'hai proprio ragione, nel senso che questa qua si è portata a letto anche i miei tre ragazzi, è proprio una squadrina. Cioè, i miei tre ragazzi. Chi mangia? Chi si ubriaca? Chi si droga? E ancor peggio, chi si mette a studiare? Ma avete capito? Siamo arrivati addirittura al punto di dire, bah, non so che fare, allora sai, mi metto a studiare, mi metto a fare i compiti, mi metto a morire! È come dire, non so che fare, allora dai, prendiamo un coltello e uccidiamo quel che ne resta della mia libertà! Sodomizziamo il tempo a nostra disposizione in un'attività completamente inutile dove alla fine l'unico a non gioirne sei tu. Anche perché dai, su, parliamoci chiaro, lo sappiamo tutti quanti in fondo che ciò che studiamo durante le vacanze non lo impariamo. Entra da un orecchio, percorre l'esofago, tutto l'intestino e poi alla fine esce da dietro. Oddio. Mamma, tutto a posto? Sì mamma, tutto a posto. Sto studiando in bagno, così faccio prima. Però certo che... storia è pesante. Anche perché in fondo ragazzi lo so che dentro di voi c'è una piccolissima parte che dice mi annoio così tanto che non vedo l'ora che rinizi la scuola. E quando arrivi a scuola e la vedi, ti ricordi improvvisamente del perché quando ci stavi dentro non vedevi l'ora che iniziassero le vacanze. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate
Ma sta zitto, che ormai non interessi più a nessuno. T'ho studiato per 3 anni. Non te voglio più sentì. Chi tra noi non l'ha mai studiato, eh? Ve lo ricordate? Eh? Vabbè dai, dove eravamo? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.